Io volevo chiedere al nostro fotografo ufficiale che cosa pensa, come ha cominciato. Buonasera, mi avete coinvolto. Beh, io ho cominciato come al solito da bambino con una Coro Bencini regalata dal padre, con diciamo il comando di fare soltanto foto in cui ci fossero persone perché non andavano sprecate, ok. Quindi all'inizio è stato soltanto un discorso di praticamente fissare i momenti migliori della vita, la comunione e tutto il resto. La svolta c'è stata quando è nato mio figlio, perché a quel punto lì bisognava avere qualcosa di meglio piuttosto che una macchinetta, e allora ho comprato una Fujica, mi sembra allora, la prima reflex, e con quella chiaramente ho seguito tutti gli anni del figlio. Poi facendo il medico, ma non andando tanto in giro per viaggi, perché stavamo sempre per qui, facevo le fotografie soltanto quando andavo in vacanza, e quindi quando facevo le fotografie per 15 giorni all'anno non era cosa. Tutto è cambiato quando, diciamo, negli ultimi anni mi sono iscritto a un gruppo fotografico, il Fotodigital di Grosseto, e allora a quel punto lì sono riuscito, diciamo, a dare un pochettino un senso e una forma e una migliore tecnica a quelle foto che facevo da sempre. Non mi preoccupava tanto il taglio e l'argomento, che quello dipende chiaramente diciamo, da tutto un background culturale che uno ha. Quello che era difficile è riuscire a esprimere tecnicamente quello che uno voleva dire. In quel momento, diciamo, parte il messaggio per gli altri, ed è una maniera un po' per esprimersi che uno ha, perché io non sono capace a cantare, allora faccio un'altra cosa. E penso che sia stato così. Poi c'è stato l'ultimo salto con Paolo. Ho cominciato a fare le foto qui e quindi mi sono un pochino specializzato a fare foto. Anch'io sono d'accordo per lo street.